Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Continua la festa di Pasqua, perché il tempo di Pasqua è chiamato lo spazio lietissimo che dura 50 giorni, ma in modo particolare gli 8 giorni che seguono la domenica di risurrezione, l'ottava di Pasqua ci fa rivivere nella liturgia la gioia della celebrazione del Signore risorto. All'indomani della domenica di risurrezione e per tutto il tempo di Pasqua, torneremo e continueremo a farci compagnia con la preghiera mattutina. Oggi vogliamo dedicare la preghiera al rapporto tra Maria e la risurrezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, iniziamo la nostra preghiera con uno dei salmi più belli della liturgia pasquale, il salmo nel quale il fedele, entrando nel tempio, ecco, celebra il Signore che ha compiuto meraviglie. È il salmo 117. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Dica Israele che Egli è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore, che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto, sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie, non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia, entrerò a rendere grazie al Signore. E questa è la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio il Signore è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo lungo salmo, come abbiamo potuto vedere, ci fa riflettere sulle opere di Dio. La pietra scartata dai costruttori, Gesù è quella pietra scartata, è diventata testata d'angolo. È diventata la pietra sulla quale poggia tutto l'edificio della salvezza e della nostra fede.
sono le opere che il Signore compie. Lo ringraziamo perché la sua risurrezione ha rinnovato il mondo e, come ci ha detto Papa Francesco nella veglia pasquale, ci ha ridonato il diritto alla speranza. Speranza di fronte ad ogni tipo di difficoltà, a quella del momento presente, la pandemia, ma anche di fronte a ciò che sembra irreparabile per l'uomo, come il mistero della morte. Non dimentichiamo, Gesù ha vinto il peccato, il male, la durezza di coloro che l'hanno condannato, ma ha vinto soprattutto la morte. E voglio dedicare la riflessione di questa mattina in maniera molto breve su Maria e il mistero del Cristo risorto. I Vangeli ci riportano vari episodi delle apparizioni del Signore risorto alle donne, a Maria di Magdala, agli apostoli, ai discepoli di Emmaus, ma non ci riportano mai un episodio nel quale si dice che egli sia apparso a sua madre. La tradizione e la pietà della Chiesa ha sempre ritenuto che la prima a ricevere l'apparizione di suo figlio risorto, vittorioso sulla morte, è stata proprio lei. Lei che è stata socia di Cristo, compagna di Cristo in tutta la vita e soprattutto nella passione e morte. Una spada gli ha trafitto l'anima passando attraverso la sofferenza del figlio. Lei è stata la prima, secondo una pia tradizione, a ricevere l'apparizione del risorto. Ma c'è qualcuno che dice: questo silenzio forse significa che Maria è tra coloro di cui dice Gesù sono beati perché non hanno visto. Lo ascolteremo nel Vangelo di domenica prossima, la seconda domenica di Pasqua. Gesù a Tommaso e agli altri apostoli riuniti nel Cenacolo, proprio in seguito al dubbio di Tommaso, dirà: beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Forse Maria incarna questa beatitudine, la beatitudine della fede che la contraddistingue fin dall'inizio del suo cammino di madre e di prima discepola del Signore. Non dimentichiamo che Elisabetta la saluta proprio in questo modo: beata te che hai creduto. Rimane un mistero. Non siamo in grado di dire, ecco, quale delle due ipotesi sia vera, e credo che questo forse non è importante. La parola di Dio, la rivelazione, ci dice solo ciò che è necessario alla nostra salvezza. E se Gesù è apparso a Maria, questo episodio è rimasto nel segreto, come tutte le cose belle che lei ha custodito nel suo cuore della vita quotidiana del Signore e forse anche dei grandi prodigi e delle parole stupende che Egli ha dato all'umanità. Però ci piace invocarla in questo periodo pasquale con le parole che la tradizione della Chiesa da più di 1000 anni utilizza nel tempo di Pasqua. Sapete che la giornata scandita anche dal suono delle campane con 3, 5, 7 rintocchi durante tutta la giornata ci richiama al mistero dell'incarnazione, per cui noi preghiamo la preghiera dell'Angelus: l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ma nel tempo di Pasqua siamo invitati a pregare l'antifona: Regina dei Cieli, rallegrati, alleluia. È un'antifona che, secondo una tradizione, risale addirittura a San Gregorio Magno, quindi siamo tra la fine del VI secolo e l'inizio del VII. Ma, ecco, solo nel 1700 questa preghiera è stata inserita nelle antifone e viene recitata alla fine della liturgia delle ore, a compieta, nel breviario.
Le parole sono molto semplici. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto da morte come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. E poi si recita l'Ave Maria. È un saluto che riprende le parole dell'angelo nell'Annunciazione. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. E qui rallegrati, colui che hai portato nel grembo è risorto come aveva promesso. È un richiamo alla gioia di Maria che rappresenta la figlia di Sione, rappresenta tutta la Chiesa, ma è anche il richiamo grande al mistero della fede di Maria. Colui che hai portato nel grembo è risorto come aveva promesso, e Maria e noi siamo chiamati a credere a quello che il Signore ci ha promesso, quello a cui non volevano credere gli apostoli, i discepoli di Emmaus, ed egli è apparso e gli ha affidato loro la grande testimonianza e l'annuncio della risurrezione. Salutare Maria in questo modo durante il tempo pasquale ci riporta davvero al mistero della risurrezione. È un annuncio che si deve sentire sulle nostre labbra, ma si deve vedere soprattutto nella nostra vita. Il Papa nella veglia pasquale ha parlato di diritto alla speranza, ha parlato di coraggio, quello che dobbiamo avere per affrontare la vita sapendo che il Signore è con noi. Ha parlato anche dell'invio. Gli apostoli sono inviati subito dopo la risurrezione ad andare in Galilea, di dove il Signore ha cominciato la sua missione, dove loro sono stati chiamati. La Galilea è il luogo del primo amore degli apostoli convocati dal Signore ed è il luogo della prima missione. Ma, cosa molto bella, quell'invio è fino ai confini della terra. Andate e annunziate il Vangelo, battezzando tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È il mandato del risorto agli apostoli. E allora sentiamo di essere persone che hanno ricevuto il diritto alla speranza, il dovere del coraggio e la missione di annunciare Gesù risorto. E lo faremo con il modo con cui staremo nelle nostre case, con la modalità con cui tratteremo le persone, con la speranza che è fatta anche di operosità nel far sì che ci sia una vera e propria ricostruzione dopo questo periodo di pandemia, anzi già in questo periodo ricordiamo la grande ricostruzione della carità da avere nei confronti di tutti. Quella carità che vediamo è un fiore che sta sbocciando, che sta fiorendo nella nostra città di Cerignola e in tutti i paesi della diocesi. E le parole di Don Tonino Bello, prima del Regina Cieli, ecco, che dedica nelle sue meditazioni per il mese mariano, sono state scritte nell'anno mariano, ecco, la chiamano proprio Maria, donna del terzo giorno. Voglio leggervi un breve stralcio di questa preghiera prima di pregare con voi con il Regina Cieli. Santa Maria, donna del terzo giorno, destaci dal sonno della roccia, e l'annuncio che Pasqua pure per noi, vieni a portarcelo tu nel cuore della notte. Non aspettare i chiarori dell'alba, non attendere che le donne vengano con gli unguenti. Vieni prima tu coi riflessi del risorto negli occhi e con i profumi della tua testimonianza diretta. Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza che nonostante tutto la morte non avrà più presa su di noi, che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati, che i bagliori delle guerre si stanno riducendo a luci crepuscolari, che le sofferenze dei poveri sono giunte agli ultimi rantoli, che la fame, il razzismo, la droga sono il riporto di vecchie contabilità fallimentari, che la noia, la solitudine, la malattia sono gli arretrati dovuti ad antiche gestioni
e che finalmente le lacrime di tutte le vittime della violenza e del dolore saranno presto prosciugate come la brina del sole della primavera. Santa Maria, donna del terzo giorno, strappaci dal volto il sudario della disperazione e arrotola per sempre in un angolo le bende del nostro peccato. A dispetto della mancanza di lavoro, di casa, di pane, confortaci col vino nuovo della gioia e con gli azimi pasquali della solidarietà. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia, il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che ti sei degnato di allietare il mondo per mezzo della risurrezione del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, concedi che per intercessione della Madre Sua, la Vergine Maria, noi possiamo ottenere i gaudi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quest'oggi aggiungiamo a questa preghiera mariana la preghiera dei defunti per Don Saverio del Vecchio. Oggi la sua salma giungerà a Cerignola e in una maniera strettamente privata, ristretta al cimitero, daremo a lui, non mi piace chiamarlo l'estremo saluto, ma l'arrivederci. Abbiamo tanto pregato per lui, il Signore nel suo disegno non ha voluto esaudirci per la sua guarigione, ma i disegni del Signore sono qualcosa di più grande, di più bello, di quello che noi possiamo comprendere. Siamo certi di una cosa, che egli era pronto per andare incontro a Cristo buon pastore, e il Signore l'avrà accolto, e la Vergine Santa, la Vergine del Carmelo, che egli ha insegnato a pregare, cui culto con la confraternita nell'omonima rettoria ha coltivato, l'ha certamente, ecco, portata davanti al trono dell'Altissimo. L'eterno riposo donagli, Signore, e splenda per lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata.